Cari ragazzi, buonasera. Benvenuti in quest'altro nostro nuovo video. Oggi vorrei presentare una cartuccia, penso abbastanza conosciuta. Per chi non lo sapesse, si tratta della Rottweil Disperser o Rottweil Tiger, una vecchissima cartuccia della linea Rottweil dispersante, una cartuccia veramente molto bella, molto performante. Di questa cartuccia chi mi segue già conoscerà la versione degli anni 90. Chi non la conoscesse può andare a cercare il mio video che la riguarda. La cartuccia è apparentemente identica, ma in realtà non lo è. Cioè, esteticamente lo è, ma in realtà è cambiata. Ricordo che la Rottweil Tiger esisteva anche moltissimi anni fa, quando era fatta veramente in Germania dalla Rottweil con originale polvere Rottweil. Poi, come ho raccontato tante volte, negli anni 70 finì la produzione della vera Rottweil, la Rottweil si appoggiò per mantenere il marchio e il nome alla Baschieri e Pellagri. Così oggi le cartucce Rottweil montano polveri Baschieri e Pellagri, e dalla Baschieri stessa sono caricate specificamente. In pratica voi pagate prima gli italiani e poi i tedeschi per avere una cartuccia praticamente italiana. Della Rottweil è rimasto solo il marchio, ma anche una certa qualità del prodotto. Questa cartuccia, a differenza della precedente degli anni 90, che era fatta con i K6, se ricordate, questa invece è fatta con un'altra polvere della Baschieri e Pellagri, che è la F2x32. Io ho trovato in una rivista la composizione della nuovissima e ve la presento. Allora, questa che vi presento qua in realtà è quella mia degli anni 90, però questa contiene un'altra polvere, ma esteticamente è identica, assolutamente identica in tutto e per tutto. Solo che vedete, qua c'è scritto Tiger, in quella moderna c'è scritto Tiger Disperser, unica differenza. E il pacco, che prima era questo qua, ora è diverso, è stato cambiato, hanno scritto la scritta di, la, hanno aggiunto la scritta Disperser, hanno cambiato un pochettino il design. Ma la cartuccia esteticamente sembra sempre lei. Ma di dentro non è lei ed ha anche prestazioni differenti. Quella era eccezionale all'inizio del mese di novembre. Mi ricordo che da novembre in poi era veramente notevole. Questa comunque monta una polvere molto buona, che è l'F2x32, e quindi si mantiene una cartuccia di grande qualità ed effetto, anche se non è uguale a quella di prima. Va bene, vediamo un pochettino come è caricata quella moderna. Calibro 12, Rottweil Tiger, anno 2020 perché è stata recensita ora. 12, 67,5, c'è questa prima stranezza, dovrete rifilare un bossolo a 67,5. Io ho scelto questi bossoli fiocchi che ho rifilato a 67,5 e ho svasato. Innesco 688, mi dicono, quindi un innesco molto più forte di quello che si usava prima, che forse era il 616. 1,60x32 di polvere F2x32. Scusate, io ho scritto tutto tranne che il nome della polvere, per completezza. Perché ho scritto Rottweil. È giusto che scriva che si tratta di F2x32. Perché tale la polvere è. Quindi 1,60x32. Poi abbiamo una toppetta, ovviamente la Baschieri e Pellagri da 7 mm, una borra in feltro da 14 e una croce. Io ho usato una croce T Block. La Baschieri usa una sua croce seghettata lateralmente, ma penso che l'effetto finale sia praticamente identico. Questa è la cartuccia finita a 55,45. Ok. Non ci resta che prepararla, non è niente di particolare. La parte più antipatica probabilmente sta nel rifilare il bossolo a 67,5, che effettivamente è un'altezza anomala. Ma la Baschieri ha voluto mantenere la stessa altezza che aveva da sempre questa cartuccia.
Questa è la nostra F2x32, è un piccolo quantitativo. Possiamo caricare 1,60. Però non tiene bilancino. Per chi non volesse perdere tempo a rifilare, potresti anche provare a fare un 65 in borsa da 70. Però non penso che le prestazioni sarebbero proprio uguali. Se riuscite a rifilare a 67,5, è meglio la fate uguale uguale all'originale. Ok. Inseriamo la polvere. Come già sappiamo fare. Sopra la polvere mettiamo la coppetta e la scendiamo. Sopra la coppetta una borra in feltro di Ana, come quella che c'è nella cartuccia originale, e la scendiamo. Sopra la borra in feltro di Ana mettiamo una croce triblock che avete visto. Questa è l'attuale situazione. Ora dobbiamo togliere i pesini e mettere quelli del piombo, che ovviamente sono 32 grammi. Ricordo che invece la vecchia pesava 31 grammi e mezzo, però sono piccole differenze che non è detto facciano molto, ma il tipo di polvere completamente differente è quello che fa la differenza tra questa e la precedente cartuccia. Che dire, può darsi che anzi sicuramente funzionerà ugualmente, ma in altre condizioni. Vediamo un po' di caricare questi 32 grammi. Comunque il livello di dispersione bene o male lo stesso. Quella era una cartuccia buona anche per tiri più lunghi. Ai tempi mi ricordo che ci presi persino pernici, fece tiri veramente molto molto belli. L'attuale non vi saprei dire, la sto facendo perché so che per molti è migliore della vecchia e quindi va bene. Può essere che vada anche in estate, cosa che non faceva la vecchia in estate, era assolutamente inutile. Mentre invece da novembre in poi era micidiale. Questa qua chissà. Vediamo un po'. Perfetto. Abbiamo raggiunto i 32 grammi. Non mancherò di provarla, non appena sarà possibile. Ok, siamo arrivati all'altezza giusta. Non ci resta che praticare la nostra stellare. Quindi, cartuccia molto semplice. Non ci sono particolari accorgimenti da seguire. È abbastanza lineare, quindi non avrete difficoltà assolutamente a replicarla. L'unica cosa, come dicevo, è dover rifilare il vostro 67,5, che in effetti è un'altezza un pochettino anomala rispetto a quella a cui siamo abituati. Ok, io ritengo che anzi sia un vantaggio essere poter lavorare con facilità, perché così potete farne di più con una certa rapidità. Ok, grimpiamo. Userò al solito una bella T2 della Cortina e Persotti. Altezza regolata. Ecco la nuova cartuccia pronta. Questa è la mia replica della Rottweil Tiger di attuale uso in commercio. Spero che anche questa volta questa cartuccia vi sia piaciuta. Per chi fa caccia al coniglio, per chi fa caccia al fagiano, è una bellissima cartuccia veramente. Io la uso di seconda canna sulle beccacce perché rispetto alle dispersanti che vi ho presentato, che sono molto più forti, questa apre un pochettino dopo e apre un po' meno, quindi va benissimo come secondo colpo di recupero, ma come primo colpo nel folto non ve la consiglio. Forse in qualche radura o in qualche zona dove ci sono lastri può essere anche indicata, quello sì. Ma nel folto preferisco utilizzare una delle dispersanti che già vi ho presentato prima. Però di recupero vi assicuro è eccellente, vi ammazza una beccaccia anche a 30-35 metri senza problemi. È dispersante, ma alla fine si comporta quasi come una cartuccia normale.
Ok, ragazzi, anche per oggi è tutto. Un grande saluto e arrivederci alla prossima. Ciao!